Ben ritrovati da Daniele, ben ritrovati a questa nuovissima puntata della Vetrina dell'Auto. Ospite di questa bellissima struttura del gruppo Fassina, Via Giovan Battista Grassi al numero 98, sono immerso in un mare di autovetture. Sono nello showroom dedicato alle autovetture usate, chilometro zero, 400 macchine a tua disposizione, aperti dal lunedì al lunedì, sempre orario continuato. Qui abbiamo la possibilità di scegliere veramente l'auto dei nostri sogni. Qui ci troviamo in un immenso, posso dire immenso, a ragion veduta, impianto di 40.000 metri quadri, dove puoi trovare, oltre a questo showroom dedicato all'usato e chilometro zero, anche tutti i marchi di rappresentanza del gruppo Fassina, che ti ricordo, tutto il gruppo FC Auto, per cui Fiat, Alfa, Lancia, Abarth, veicoli commerciali, nonché Jeep, poi puoi trovare anche Volvo e puoi trovare tutto il reparto orientale dedicato a Hyundai, a Nissan e a Mitsubishi. E in più due particolarissime eccellenze del campo automobilistico, che sono l'elegantissima Bentley e la super sportiva McLaren. Vi farò vedere, anzi ti farò vedere oggi parecchie autovetture a chilometro zero, parecchie autovetture usate, e poi alla fine, se avrai la costanza di rimanere con me fino alla fine, ti farò vedere un finale scoppiettante con delle supercar uniche e assolutamente introvabili a questi prezzi. Ti ricordo, prima di partire, il nostro bellissimo sito www.fassina.it, nostro, loro bellissimo sito, dove puoi trovare un motore di ricerca che ti dà la possibilità comodamente da casa tua di incominciare a vedere fra le centinaia e le migliaia di autovetture a disposizione qual è l'auto dei tuoi sogni, nonché trovare anche le offerte del mese, tutte le auto ecologiche, le autovetture dedicate alle aziende con un reparto fleet e business, e anche quello dedicato ai veicoli commerciali per chi l'autovettura non la utilizza solo per la famiglia e il tempo libero, ma anche per il lavoro. Ma iniziamo subito a vedere un po' di autovetture, perché non voglio perdere tempo e togliere tempo a queste meravigliose autovetture. Partirei subito con queste Hyundai, partendo da un'autovettura elettrica. Stiamo parlando della Hyundai Kona X-Prime, un'autovettura dell'ottobre 2020 con garanzia ufficiale fino a ottobre 2025, pensate, proposta a 31.900 euro. Vogliamo rimanere su una versione per la mobilità sostenibile che tanto va in questo momento, Hyundai Kona HEV Class, vettura chilometro zero, automatica e ibrida, vettura proposta a 21.800 euro con chilometro zero, garanzia fino al 2025. 21.800 per questo allestimento, per questa che invece è una versione X-Prime. Questa ha fatto 1.459 km e del settembre 2019 24.500 euro. Vedete, sono circondato, ho l'imbarazzo della scelta. Nissan Qashqai Accenta 25.867 km, sempre veri, certificati, originali, proposta a 17.200 euro del febbraio 2018. 23.042 per questa Nissan Qashqai Accenta, 17.200 euro. Passiamo a queste Hyundai, qua abbiamo la i30 Wagon, giusto? i30 Wagon Go, chilometro zero, gennaio 2019, proposta a 18.900 euro. Altro marchio di rappresentanza, Mitsubishi ASX Intense Navy, chilometro zero, marzo 2019, 21.850. Vogliamo andare su un'altra Intense Navy, ma di un colore diverso, sempre proposta a 22.200 euro, dell'agosto 2019. La disponibilità è immensa, se hai la voglia di seguirmi sicuramente troverai l'autovettura dei tuoi sogni, quella che stai cercando, e rimani fino alla fine, perché alla fine ti farò vedere delle autovetture memorabili. Gruppo Fassina storicamente nasce con il gruppo Fiat FCA, e vuoi non avere un po' di 500? Qua ce n'è una fila che, se dovessi mettere a contarle, probabilmente supereremo le 50 unità, per cui quando pensi a una 500 sicuramente qui dal gruppo Fassina la puoi trovare in via Giovan Battista Grassi al 98. Qualche esempio: Fiat 500 Pop, 1.200 benzina, 20.478 km percorsi in maggio 2019, 9.200 euro. 13.100 invece per questa chilometro zero dell'ottobre del 2020, parliamo di una 500 Lounge, 1.200 benzina. Vogliamo vedere qualcosa di particolare che in questo momento sta andando molto, per esempio questa Opel Crossland X Advance,
perché dal gruppo Fassina trovi chilometri zero non soltanto del gruppo di rappresentanza, ma anche di altri prodotti, perché Tony, la passione ci guida, mi dice sempre, cerca sempre di trovare sul mercato nazionale e internazionale un prodotto che sia altamente competitivo da poterti proporre. Così quando vieni qua hai solo l'imbarazzo della scelta. Veramente difficile andare via da un posto così senza aver trovato l'auto. Crossland X Advance, 1200 benzina, chilometro zero, dicembre del 2020, proposta a 14.900 euro. Un'altra 500 che mi attira, io vado verso di lei. Questa è una 500 Cabrio Lounge del 2019, un chilometro zero, estremamente particolare, proposta con la garanzia ufficiale della casa a 13.200 euro. Ma quando parliamo di Fiat non possiamo non parlare di Panda. Andiamo a vederne qualcuna. Fiat Panda Easy, questo è un 1200 benzina, chilometro zero, dicembre 2020, immatricolata praticamente ieri, 10.800 euro, un bellissimo colore rosso. 9.400 euro invece per questa chilometri. Questa è un'autovettura che ha percorso 30.590 km, 1200 benzina, ci tengo a sottolineare 30.594 veri, ufficiali, certificati, autovetture completamente ricondizionate di carrozzeria e di meccanica per darti un prodotto paritetico al nuovo, 9.400 euro per questa macchina del 2019. Qui abbiamo a 10.600 euro una Panda Easy 1200 benzina, chilometro zero, anche lei del dicembre 2020. Ma se parliamo del gruppo FCA, l'ultima entrata in questo gruppo, ma non ultima per caratteristiche tecniche e fascino, Jeep, abbiamo una fila di Renegade impressionante, di tutti i colori, di tutti gli allestimenti, 4 ruote motrici, 2 ruote motrici, benzina, diesel, insomma, chi più ne ha più ne metta. Jeep Renegade Limited, chilometro zero, settembre 2018, 22.500 euro. Qui abbiamo un chilometro zero, dimenticavo. Qui abbiamo un usato, 23.617 chilometri, è un 1006 Multijet 120 cavalli, gennaio 2019, 20.900 euro. Guardiamo quest'altra nera, 21.008 qua per una chilometro zero, una Jeep Renegade Limited, 1000 benzina, 120 cavalli, novembre 2020, 21.800 euro. Rimaniamo in casa Jeep, ma spostiamoci a un prodotto un pochino più grande, un pochino più, come posso dire, importante a livello di dimensioni. Jeep Compass Limited, chilometro zero del novembre del 2020, autovettura splendida. Tra l'altro questo colore le dona moltissimo, 26.900 euro. Vogliamo vedere a 28.500 euro questa, che è una versione limited, chilometro zero, anche lei, 120 cavalli, 1006 Multijet, 28.500 euro. Se rimaniamo nel gruppo FCA non possiamo dimenticarci delle piccole gioie di casa Lancia, piccoli gioielli, Lancia Y Gold, se vogliamo rimanere nell'ottica del gioiello, 31.460 km percorsi, autovettura del gennaio 2019 a 10.400 euro. Andiamo a vedere questa, Seb. Questa mi piace perché nella mia testa la Y è un'autovettura che si sposa a meraviglia col pubblico femminile, e questa Lancia Y Monogram, autovettura bellissima, bicolore, con questo colore gold, con il tetto nero, chilometro zero del dicembre del 2020, proposta a 13.000 euro. Ma per dare giusta attenzione a tutti i marchi del gruppo FCA, adesso andiamo a vederci qualche bella Alfa Romeo. Parliamo della Stelvio Executive, cambio automatico 8 rapporti, 17.395 km percorsi, aprile 2019, 38.900 euro. Qui abbiamo un'altra Executive, questa è un gennaio 2019, chiaramente non ti dico come al solito gli accessori, vai a vedere sul sito www.fassina.it così puoi capire le differenze tra questa e quella, 4x4 automatica diesel, 18.250 km percorsi, 39.900, 38.6 per questa che ne ha percorsi 29.174 del marzo 2019, e questa addirittura è una chilometri zero in questo colore bellissimo. Guardate che lista di accessori, per quello non ve li dico, perché come faccio a raccontarvi tutto quello che c'è qua dentro in così poco tempo. Alfa Romeo Stelvio, questa è la versione veloce, cambio automatico 8 rapporti, 4 ruote motrice, chilometro zero, novembre 2020, 47.900. ma se parliamo di Alfa Romeo non possiamo non parlare della Giulia. Ecco qualche esempio:
Giulia Super AT8, chilometro 0, 150 cavalli, 2002 turbo diesel, luglio 2018 28.900 euro. Agosto 2018 a 33.500 euro, questa 180 cavalli, anche lei una Super AT8, chilometro 0, 33.500 agosto 2018. Vediamo un po' cosa abbiamo qui proposta. Questo è un usato che ha fatto solo 23.399 km, autovettura del maggio 2019, 160 cavalli, automatica, proposta a 25.900 euro. Questa è una piccola carrellata, piccoli esempi, piccoli momenti di Alfa Romeo, ma qua avete veramente l'imbarazzo della scelta. Il gruppo Fassina chiaramente non è solo autovetture a chilometro zero, autovetture usate con delle cifre importanti, ma veramente può andare a soddisfare le esigenze di qualsiasi automobilista. Per esempio qui abbiamo la Dacia Logan Lauretti, una vettura del novembre 2011 con 50.000 km percorsi, sempre con la garanzia di 12 mesi, a 8.800 euro. Oppure vogliamo spendere ancora qualcosa meno, Alfa Romeo 159, 68.000 km percorsi, ottobre 2007, proposta solo 5.700 euro, neanche 6.000 euro per una vettura che, guardatela, sembra appena uscita dallo stabilimento. 8.400 euro per questa Fiat Punto Lounge, 40.342 km percorsi, marzo 2017, 8.400 euro per 12 mesi di garanzia. Ti voglio portare adesso, se mi segui, a vedere anche qualche veicolo commerciale. Due esempi di veicoli commerciali per chi ha bisogno di trasportare, ma con dimensioni piccole magari per la città: Fiat Fiorino, furgone lastrato, vuol dire che ha due posti e dietro è tutto vano di carico, porta laterale scorrevole, autovettura del luglio 2018 con 37.000 km percorsi, 8.550 euro più IVA. Non ti piace quel colore blu, ma la vuoi in colore bianco, classico da furgone. Fiat Fiorino Adventure, questa si chiama la versione SX 1003 Multijet, 18.795 km percorsi, aprile 2019, 9.350 più IVA. Ma mi dici, Daniele, io ho bisogno di più spazio? No problem, adesso andiamo a vedere qualche bel Ducato che di spazio ne hanno da vendere. Uno su tutti, Fiat Ducato 35, furgone passo lungo, tetto alto, LH2, 71.000 km percorsi, che per un furgone sono nulla, febbraio 2018, 13.850. E prima di andare a vedere la parte memorabile delle supercar, non potevo non fermarmi di fronte a questi gioielli della tecnica. Abarth 595C SS, chilometro zero, dicembre del 2020, un'autovettura particolare, cabrio 26.900 euro. Qui è una ancora più particolare, 180 cavalli, 1.400 turbojet, questa è la 595 competizione, vettura pazzesca, 25.900 euro. Seguimi. Partiamo in questa memorabile carrellata di supercar con l'auto della regina Elisabetta, Bentley Bentayga V12, autovettura del gennaio 2018, 21.247 km, 608 cavalli, 142.900 euro. Pare che ce l'abbia grigia così e anche Bordeaux. Porsche 911 Coupé GT3 Club Sport Pack, 40.000 km percorsi, autovettura del febbraio 2015, 475 cavalli, 114.000 euro. E passiamo all'auto di James Bond, Aston Martin DB11 Coupé blu metallizzato. Capito perché ho messo la giacca blu, eh? 1597 km, a me piace scherzare, 639 cavalli, 179.000 euro. Passiamo a Mercedes con una vettura pazzesca, Mercedes GT63S AMG Coupé, 33.526 km percorsi, 639 cavalli anche in questa autovettura, tantissimi cavalli a tua disposizione, 125.800 euro. E chiudiamo con due gioielli di casa Alfa Romeo, Alfa Romeo Stelvio quadrifoglio Q4, 21.441 km percorsi, gennaio 2018, 58.900 euro. E questa te l'avrei voluta presentare, ma come puoi vedere dal cartello, venduta. Parlavamo della quadrifoglio V6-4, perfetto. Questa è una piccola parte delle autovetture che sono a tua disposizione in via Giovan Battista Grazia 98. Il tempo, come al solito, è tiranno. Abbiamo chiuso con queste supercar, ma qui puoi trovare veramente l'auto dei tuoi sogni. Ricorda, gruppo Fassina, via Giovan Battista Grazia numero 98, vicinissimo all'ingresso delle tangenziali nella città di Milano, a tua disposizione
400 autovetture in questo salone e 40.000 metri quadri con tutti i marchi di rappresentanza. Io ti ringrazio per essere stato con me e con noi fino alla fine, è stato bello presentarti queste autovetture, ti aspetto alla prossima trasmissione, un ciao da Daniele, dalla vetrina dell'auto e soprattutto dal gruppo Fassina. Ciao!